Perché non facciamo il gioco della verità? No, ma perché? Le sue verità sono così noiose. Sova. No! Le permetto di truccarmi. D'accordo. Sono pronta, su, cominci. Solo la verità. La verità. Giuro. Allora, senta, se dovesse passare la notte insieme a qualcuno, con chi lo farebbe? Lo sappiamo, fine del gioco. Si sa chi le guaccia. Continuiamo, la mia risposta potrebbe sorprenderla un po'. Sentiamola, allora. Con Maxwell? Ma davvero, era chiaro. E pensare che noi due ora potremmo essere sdraiati davanti al fuoco, la mia testa sul suo torace, con lui che dolce mi accarezza i capelli. Cara, su, inspiri profondamente, è quasi senza fiato. Infatti, ma chi voglio ingannare? Non gli importa nulla di me. Il mio psicanalista dice che la mia è ossessione. E per queste belle scoperte lo paga molto. Come vorrei che fosse solo un po' meno carino. È carino, è vero. Ah, oh, poi quella striscia di grigio nei capelli mi dà una voglia di... E pensi che quella è la sola cosa che gli vorrei levare? Lo fa troppo pastore anglicano. Lei l'ha mai visto in costume da bagno? No! È un peccato! Però l'ho visto nudo, questo conta? Cosa? No. Quando? Ah, per caso, non volendo sono entrata mentre si faceva la doccia. Si calmi, si chiude a chiave ora. Oh, mi è rovinato. Da quando lo conosco, chi li guarda più gli altri uomini? Guardo lui. E io no. Paragonati al signor Sheffield, gli uomini con cui sono uscita sembrano tutti degli idioti. Cioè, non sarà il contrario. Sembrano tutti idioti o sono tutti idioti? Ma almeno ci esce. Io invece mi sveglierò un giorno invecchiata e zitella. No, zitta! No, se Niles non viene giù a cercarci, siamo morte. Ed è meglio, quando Maxwell mi trova cadavere, questo lo so, ci resta malissimo. E io mi faccio una risata e la notte vado a tirare i piedi a lui e a Niles. Smetta! Così mi fa paura. Oh, le do un consiglio, Francesca, se ne vada. La lasci questa casa, un giorno si troverà tale quale a me. No! Oh, eravate qua, vi ho cercato dappertutto. No, stia indietro, rimanga dov'è, affascinante distruttore di innamorate. Cosa? Su, glielo dica quanto lo odia. Maxwell, grazie al cielo, sei qui! Non è stata zitta un attimo! Ha detto cose terribili sul tuo conto. Calma, non bisticciate. Avete passato un gran brutto momento, è meglio salire, ne parliamo di sopra. Ma sei spaventata? Hai ancora i capelli ritti in testa? La lascia qua? Cosa? La sua borsetta.